C'è molta rabbia tra gli operatori, sono, insomma, sono piuttosto abbattuti anche di questo fatto, perché comunque è l'ennesimo. Torna a chiedere più sicurezza il sindacato della polizia locale, un appello che arriva a seguito di un'aggressione ad un agente. Personale, soprattutto quello territoriale, quello maggiormente esposto, perché comunque sono a piedi in tutti i quartieri, in tutte le zone della città, e quindi sono il primo approccio anche verso questi episodi di microcriminalità. Tutto era iniziato lo scorso sabato, quando un trentenne aveva denunciato ai carabinieri di essere stato strattonato ed aggredito nel quartiere di Saione. Ieri la vittima ha riconosciuto il suo aggressore a Campo di Marta ed ha chiamato la municipale. Gli agenti sono andati ad identificarlo e l'uomo, per tutta risposta, ha aggredito anche i vigili, che hanno dovuto chiedere l'intervento di un'altra pattuglia per bloccarlo. L'uomo è stato arrestato per il reato di resistenza. E purtroppo anche con l'ausilio di altri colleghi Non ha potuto evitare lo scontro fisico, perché questo ormai è all'ordine del giorno. Quando hai un contatto, cerchi di immobilizzare una persona, il contatto fisico è inevitabile. Vittima dell'aggressione, un agente della polizia municipale, finita in ospedale al San Donato con vertebre incrinate e 30 giorni di prognosi. Anche altri agenti sono stati bersaglio di percosse, non hanno comunque riportato conseguenze tanto serie quanto la collega. Non abbiamo visto nessun miglioramento, le condizioni lavorative sono sempre più difficili, il lavoro sulla strada aumenta, gli agenti sono sempre più in difficoltà, però questo non va di pari passo con la sicurezza, che viene molto spesso a mancare. Siamo in forte affanno per quanto riguarda le dotazioni, delle quali, nonostante gli sforzi del nostro comandante, che è sempre stato dalla nostra parte per cercare di migliorare le condizioni, ma purtroppo non dipende da lui. C'è infine ancora attesa per il taser. Una cosa riproposta negli anni, per la quale forse qualcuno pensava anche che fosse stato fatto, ma di fatto ad oggi non è così.